Andrea utilizza il campo bianco, il campo della tela, sia quadrangolare, rettangolare, rotondo, dipende dalla sua ispirazione, dipende dall'intento tematico che vuole estendere e utilizza anche tramite degli abili, dei bravissimi collaboratori, ha una percezione proprio della composizione pittorica che andrà a tendere. Ma tutto questo da che cosa nasce? Nasce prima di tutto dal senso del desiderio. Ecco, Andrea ha il senso del desiderio che è fortissimo, ha un piacere alla cultura, che è un diritto di tutti noi, ne abbiamo parlato anche chi mi ha preceduto in modo molto chiaro, vi ringrazio, perché il diritto alla cultura è un diritto di tutti in assoluto. C'è un diritto all'espressione, ognuno di noi deve comunicare tramite la scrittura, la poesia, il testo letterario, il testo informativo e tramite la scultura, tramite ogni forma d'arte e la pittura anche, che è un mezzo immediato. C'è un diritto all'estetica, inteso proprio nel senso generale del termine, un diritto a partecipare all'estetica. Al racconto interiore, ognuno di noi ha dentro di sé qualcosa da narrare, nella memoria, nelle proprie impressioni, nella nostra sensibilità, nella nostra coscienza, nelle nostre passioni. E Andrea fa questo, Andrea trasmette emozioni. È in questo che io trovo che Andrea è un artista. Andrea riesce a commuovere. Anche queste sequenze pittoriche, voglio anche Laguna Blu, che è uno dei temi più belli, più interessanti. Non è un caso che Andrea ritorni sugli strati cromatici, che sono strati tattili anche della sua pittura, ma ha perfettamente coscienza di rafforzare quelle tonalità fredde degli azzurri, perché tale è il mare, tale è la profondità del mare. Come ha perfettamente in memoria e alimenta le sue memorie dei tramonti, degli orizzonti marini e riesce a trasportarli benissimo anche nei riflessi, anche nei bruni dei tramonti, in queste forti strutture del paesaggio, quelle che abbiamo noi qui nel Mediterraneo, che abbiamo qui a Cagliari, lui le trasmette benissimo e sono trasmissioni di emozioni. Come uno dei più belli, questo sole rosso, una cosa che ci è piaciuta ovviamente anche con la loro autorizzazione anche di Annalisa, perché a fianco ad ogni grande uomo c'è anche una grande donna, e Annalisa è una grande donna. Santa subito, anzi già santa. Ma tu non devi parlare, zitta. Questa visione che vi presento, questo sole rosso, riesce proprio a dare il senso dei nostri, ancora dei nostri colori, dei nostri ambienti, dei nostri tramonti. E in questi dialoghi dove io non soltanto mi emoziono, mi commuovo davanti ad alcune composizioni, ma mi diverto moltissimo, perché dialogare con Andrea è proprio divertente. Certo, mi impone, mi dà anche degli input, per cui certe volte devo rispondere inesorabilmente, se ce la faccio magari prendo un po' di tempo, ma quando riesco a rispondere immediatamente è perché lui mi costringe a farlo. La pittura di Andrea mi costringe a rispondere immediatamente. Ecco che tramite WhatsApp Andrea spedisce, ma ce la risponde tante volte. Ecco com'è che ho costituito anche il PowerPoint, tramite il dialogo con Andrea. Tante volte interviene Annalisa, giustamente, perché c'è subito, facciamo proprio questo lavoro di gruppo, questo giudizio, queste opinioni, questi pareri, e si tramutano in questo dialogo straordinario tra noi. Sono sempre un po' in difficoltà, ho bisogno di un aiuto tecnico, le dispiace? Ah no, ci sono riuscita. Allora, ancora anche i titoli, come questo rosso, come il mare d'agosto. Ecco, anche dare un senso delle stagioni, il senso del tempo. Sicuramente anche questa alta temperatura ci aiuta
a entrare nella pittura di Andrea. Andrea riesce nella sua, proprio nella sua cultura del luogo, nella sua cultura della memoria che alimenta continuamente, appunto, come hanno riferito gli esperti che mi hanno preceduto, alimentare la memoria è fondamentale e lo abbiamo, riusciamo ad ottenerla tramite la cultura, tramite l'informazione, l'aggiornamento, essere pronti a rinfrescare veramente tutto ciò che abbiamo già ne sedimentato nella nostra cultura, nella nostra memoria, e ricordare anche i tramonti, ricordare una visione, una passione, ecco, del colore è fondamentale in queste composizioni. Ovviamente le temperature come quelle di oggi aiutano a ricordare molto di più che cos'è un tramonto infuocato o che cos'è un pomeriggio caldo dell'estate. E Andrea utilizza esattamente con grande passione e direi anche con dovizia proprio nella divisione dei campi descrittivi, dei campi compositivi, tutti questi sentimenti. Ancora importanti sono gli ambienti che lui riesce a comporre. Grande potenzialità, non soltanto il mare, adesso vado abbastanza rapidamente perché mi piacerebbe che voi vedeste anche, o io vorrei parlare ancora di altri temi fondamentali della sua arte, come il mare, che ovviamente nelle varie cromie, nelle varie memorie appare continuamente tra mare, cielo, terra, e anche una significativa composizione dove l'artista pone la sua mano su un campo azzurro che è Mare Nostrum, facile individuare quali siano le problematiche di questo Mare Nostrum, tante volte ricordato in tutte le vicende di questi ultimi anni, dei migranti, delle tragedie, e ancora continuare come è navigare tra la memoria e lo spazio acqueo. Ancora divertente anche le biglie in spiaggia, ricordare anche i giochi da bambini, di quanto sia stato facile e divertente anche giocare con giochi semplici da ragazzini. Il paesaggio è un'altra dominante, ecco, della sua formazione e delle sue esecuzioni. Molto interessante questo Kepler del 186, questo satellite che viene riproposto quasi in una pittura, proprio vi ricorda moltissimo le indagini futuriste, le indagini legate all'evoluzione della scienza e della tecnica. Come interessantissima anche questa allegoria della marmilla che lui trae da una discussione con una persona del luogo e che poi indagando sul territorio, marmilla, barumini, nuraghe, campi di grano, ecco come in una sintesi Andrea sia riuscito a creare un idolo che secondo Anna è ipnotico, giustamente, un idolo con lo sguardo ipnotico, questi occhi cerchiati, ricorda un po' anche i nostri giganti di Monteprama, per cui queste visioni ossessive in un campo di grano, in un caldo afoso, dove però ecco un giallo dominante che è esattamente quello delle campagne intorno al paese. Ancora interventi sull'acqua, sul paesaggio, sugli alberi, e su delle sensazioni cromatiche che diventano liriche, sfiorano le nostre memorie, le sensazioni di un ruscello, dell'acqua fresca, in campi o in ambiti verdi. E queste Andrea riesce esattamente a comunicarle. Come è importante ancora queste canne al vento, ma come sono importanti i suoi campi di grano. Chi ha in testa, chi ha nelle memorie delle estati che iniziavano a giugno, pensare ai campi di grano, a questi cieli turchesi carichi, ecco Andrea ci riporta indietro anche nella nostra infanzia. Questa
è uno degli argomenti, è uno dei temi che più mi ha colpito anche nel momento della mostra. Andrea espose dei campi di grano, lo intitolò Senatore Capelli, una composizione molto simile a questa, e Andrea mi portò veramente all'infanzia. Ecco, ho incominciato ad essere ammaliata da questa pittura, dalla sua pittura, proprio da quel momento, perché sono riuscita a tornare ad essere bambina. Ecco, io questo glielo devo. Come pure altre visioni, come dei mazzi di fiori, dei vasi con dei fiori, dei tramonti ancora. Una visione di una città come potrebbe essere proiettata nella nostra fantasia, nei nostri pronostici fra chissà quanti anni. Oppure ancora pensare ad un cielo stellato, ad una luna argentea. Andrea ce li ripropone. Eravamo convinti di averli dimenticati. Andrea ci ricorda tutto. Ancora, in bellissime composizioni astratte che vi assicuro sono di una raffinatezza, di una sensibilità degne veramente di formule neoplastiche, di formule del neoplasticismo olandese e anche dell'astrazione più aggiornata. Andrea riesce con questo sapere cromatico a progettare sulla tela delle composizioni straordinarie, dove i colori nella loro compattezza, nelle loro posizioni veramente diventano fatti narranti e di suggestione. Per cui questo poi veramente, devo dirvi la verità, è uno dei miei preferiti, questa composizione di colore in questo suo senso così materico, questo rigato espresso quasi come se fosse un bassorilievo, questa composizione di verde, rosso, blu, giallo e arancio che conosco anche dal vero, è veramente una delle composizioni non soltanto pittoriche ma anche fortemente materiche. Qui Andrea sente anche un'esperienza quasi scultorea, potremmo dire molto più congeniale forse ad un non vedente, ma Andrea è ancora più generoso, ci dà anche il colore. Questo riesce in pieno a darcelo. Così anche in formule, in superfici rotonde, riesce anche a incentrare, a concentrare tonalità che poi si irradiano nella superficie della rotondità. Come riesce anche, perché sa calibrare il movimento, parliamo che anche di action painting, all'americana, alla Pollock, Andrea riesce anche a equilibrare con una memoria perfetta e con un senso dell'equilibrio, perché ha fortissimo il senso della composizione e del cantiere. Ecco, Andrea sa dirigere un cantiere, ecco com'è che riesce a distribuire il colore anche in queste composizioni geometriche e di astrazione. Il gusto del colore, il gusto della composizione, dell'equilibrio, della giusta misura è sempre una costante della sua composizione. Così pure in queste ultime, come vedete, questo peraltro straordinario, dove riesce a fare ad andare in gradazione dalle sabbie ai grigi, come le composizioni geometriche, e questo straordinario reticolo, dove da un reticolo neutro riesce a riempire, a dare dei riempimenti equilibrati di cromie che suonano quasi liriche, quasi musicali tra loro. Come ancora i segni, fortissimo è il senso di appartenenza anche alla cultura sarda, alla cultura marina, ma anche direi con questo brano, direi che Andrea è aggiornatissimo veramente in una espressione, in un'espressione dell'arte non provinciale. Ecco, Andrea si apre sia al figurativo, ma a queste espressioni della memoria, dell'emozione, ed è ciò che è più importante per noi, anche nel senso del pubblico, perché Andrea dialoga col pubblico, con la sua arte. È un pittore padrone
padrone di trasmetterci delle emozioni, e così lo dobbiamo guardare, così lo dobbiamo scrutare e così lo dobbiamo accogliere. Questo è Andrea. Grazie.